sono Valentina e questo è il mio pinchissimo canale. Oggi video haul, una categoria che mi piace tantissimo e sinceramente piace tantissimo anche a me, anche se il portafoglio piange. Però oggi è arrivato il momento di mostrarvi tutti gli acquisti che ho fatto in questo periodo. Alcune cose sono state prese in saldo, altre no. Non so se capita anche a voi, però anche quando ci sono i saldi c'è sempre quel pezzo non in saldo che però vuoi comprare lo stesso perché hai paura che svanisca nel nulla nel giro di pochi giorni, e quindi sì, ci sono cose anche non in saldo. Andiamo subito a vedere che cosa ho comprato da Coccinelle, visto che questo sacchetto l'avete intravisto nell'anteprima. Ecco qua la scatolina che contiene ciò che ho comprato, ed è un portafoglio. Chi ha visto i miei ultimi video haul ha notato che compro spesso portafogli, però avevo bisogno assolutamente di una dimensione così, anche se non è la mia preferita, perché preferisco quella un po' più grande che contiene meglio le cose per come organizzo io il portafoglio. Però appunto mi serviva questo formato perché all'interno della mia SOHO di Gucci il mio portafoglio, come vi avevo già detto in un video precedente, sta all'interno della borsa, però poi a fatica riesco a inserire altre cose, quindi ho detto approfittiamo dei saldi e compriamoci un portafoglio un pochino più piccolo. Ce n'erano anche di dimensioni un po' più piccole, però visto che comunque all'interno ci voglio mettere la carta d'identità e i documenti, almeno questo formato va bene. Se vi ricordate di Coccinelle, proprio fatto in questo modo, in questa fantasia, con la pelle così martellata, avevo preso la versione più grande. Visto che mi sono trovata bene con il materiale, con il brand e tutto quanto, ho deciso di andare anche sulla versione piccolina, molto molto pratico. E comunque grande, perché vedete c'è tantissimo spazio per le tessere, abbiamo due scompartimenti per le banconote e quindi qua vado poi a inserire i documenti d'identità mio e di Aurora. Poi mi piace tantissimo perché ha la parte cernierata esterna dove si mettono gli sficcioli, che sono secondo me più pratici per andare poi ad acchiapparli quando si va a pagare. Oggi mi sento brava, sono di buon umore e quindi non sto a nascondervi o a tenervi per ultimo questo pezzo di moschino, perché anche questo l'avete visto nell'anteprima, quindi andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questa piccola dust bag. Ta-dan! Sempre rimanendo in tema nero, mi sto rendendo conto, ho preso questa piccola trousse, questo beauty, non lo so, io l'ho pensato come beauty da viaggio quando mi devo portare dietro i trucchi, perché io faccio due beauty separati e questo qua l'ho pensato appunto per i trucchi. Guardate la meraviglia di questa pochettina, che è morbidissima nonostante non sia pelle, e io sapete che sono una patita di pelle, e questo è come si presenta al suo interno. È veramente enorme, sembra piccolo ma dentro è davvero molto molto capiente. Questi sono pezzi di carta, vabbè. E comunque ho preso questa versione appunto nera classica, che va sempre bene, però con i dettagli in oro, perché è un abbinamento che adoro. Sono stata da Motivi, cercavo un paio di jeans, diciamo che l'avevo anche trovato, soltanto che non era molto pratico perché era pieno di applicazioni di pietre, bellissimo, mi stava anche bene, però pensando poi alle maglie che ho, avevo paura che mi sarei attaccata sempre, avrei sempre avuto problemi, mi sarei anche attaccata magari con la giacca. Ho lasciato perdere perché poi non voglio rovinare le cose che ho già, quindi se mettevo una determinata maglia in lana, ad esempio questa che ho addosso, avrebbe magari tirato qualche filo e la maglia era da buttare via, perché non va in giro con i fili tirati. Quindi ahimè ho lasciato perdere i jeans, che andrò a vedere da qualche altra parte, perché in questo primo giro non ho trovato il mio modello, però non potevo non uscire da Motivi, visto che amo questo brand, con qualcosa.
e ho scelto, diciamo, un pezzo che praticamente utilizzo sempre, è uno dei miei capi d'abbigliamento preferiti, che cos'è? Un vestito, un classico vestito. Io, se apriamo il mio armadio, troviamo una sfilza, veramente una sfilza di vestitini, e anche uno diverso dall'altro, non è che tutti hanno la stessa forma. Ad esempio, quello che vi sto per mostrare è un modello che mi mancava, e anche come materiale mi mancava, perché ho preso un vestitino in velluto. Adesso ve lo mostro, così non capirete niente. Seguitemi su Instagram, perché sicuramente ve lo mostrerò, perché è un bijou, veramente un bijou, fatto appunto in ciniglia, vedete, e base nera con questi fiorellini. Diciamo una fantasia che, anche se è tanto fantasia, abbastanza portabile, o comunque non quelle fantasie che dopo un po' ti stufi. Ecco, questa secondo me non passa mai di moda. Vedete, ha questo scollone davanti, sotto seno c'è una parte un po' più stretta e poi scende giù bello morbido, proprio come piace a me. E mi mancava appunto un abito fatto così. Ecco, qua c'è il prezzo, vi posso dire che da 100 l'ho pagato 50, era al 50%, quindi secondo me ottimo affare. Capo d'abbigliamento che vi mostrerò in foto, se riesco già la inserirò qua all'interno del video, se no comunque seguitemi su Instagram, perché me lo vedrete indossato meglio, capirete meglio di cosa sto parlando. È un cappotto secondo me fantastico, perché è stato studiato in modo da essere utilizzato praticamente in autunno barra inverno, perché all'interno c'è una parte che si può togliere e che il cappuccio è removibile. Se si vuole il pelo si tiene il pelo, se non si vuole il pelo si toglie il pelo, volendo si toglie anche il cappuccio, se non mi ricordo male. Comunque sono contentissima di averlo trovato in offerta, in saldo al 50%, e di Benetton, e niente, è fantastico perché lo sto già utilizzando. Ecco, questa è l'unica cosa che ho già utilizzato, perché dovevo utilizzarlo, mi serviva, ed è favoloso perché è bello caldo, non passa l'aria da nessuna parte perché ha i polsini, è lungo quanto basta, perché lo cercavo proprio così, anche un po' più lungo, un po' diverso dalle giacche, cappotti, giacconi che avevo già, e quindi top. Un accessorio che cercavo veramente da tantissimo, ma non trovavo né il numero e né il modello perfetto, quello che mi piaceva, quello che mi stava anche bene, perché quando si tratta di scarpe io purtroppo, se non le calzo in un certo modo, anche se mi piacciono tantissimo, le lascio lì perché non vado a spendere dei soldi inutilmente. E ho trovato in questo negozio che hanno aperto qua da me, nuovo, un bel paio di anfibi, una scarpa che secondo me, anche se indosso tante cose, un po' frufru, un po' bon ton, danno quel tocco rock, quel tocco un po' aggressive che mi piace tantissimo, perché sapete che io amo questi contrasti di outfit. E appunto sono riuscita finalmente a trovare il mio paio di anfibi. Scusate il rumore, ve ne mostro uno, sono due come al solito. Ecco qua il modello, che magari visto così può non dirvi niente, ma vi assicuro che addosso sono fantastici, e non vi dico neanche quanto sono morbidi, perché sono in pelle sia dentro che fuori. Hanno un bel carro armato, perché le cercavo anche fatte in questo modo, e sono sia allacciabili che anche con cerniera. Ditemi se non sono meravigliosi. Sarebbero stati il top se avessero avuto le borchiette e le varie fibiette in oro, perché come vi ho già detto prima, mi piace tantissimo il contrasto nero-oro, però per una scarpa va benissimo così. Mi piacciono, io amo. Ultimo accessorio a moda che vi mostro in questo haul è di The Bridge, un marchio che ho rivalutato da poco. Infatti, se avete visto il mio What's in my bag, o comunque in un mio haul passato, vi ho mostrato che ho comprato il portafoglio di The Bridge nero classico, perché cerco sempre di andare su pezzi
che si possono utilizzare sempre. E che cosa ci sarà mai all'interno di questa dust bag? Ah, non lo so, non si intravede niente. No, una borsa! Rido perché chi mi segue da un po' sa che ho questa mania, questa malattia purtroppo. Però ditemi se non è bella questa borsa. Io adoro questo modello, mi piace tantissimo. Si può portare sia a mano, sia a braccio, sia a tracolla, perché all'interno c'è la sua tracolla. Mi piace tantissimo perché ha i dettagli in oro. Che ve lo dico a fare, questo è il davanti con il marchio e questo è il retro. Vedete, una cosa molto molto semplice, classica, portabile sempre, quindi sono contentissima. Ovviamente cernierata, perché se non c'è la cerniera no. E qui è la borsa, che adesso andiamo a scoprirla insieme, perché vi ricordo che ogni haul che faccio, ciò che vi mostro è praticamente nuovo, come se fosse appena uscito dal negozio. Che profumo di pelle, io amo questa cosa. Ecco, così la vedete anche da vuota, com'è bella morbidosa. E a me le borse piacciono così, ho già provato quelle rigide, ma poi alla fine vado su queste. E all'interno è divisa in questo modo, c'è una tascona che poi si divide in due più piccole, mentre da quest'altra parte è liscia, non ci sono tasche. Qua vedete, ecco, la tracolla, e dentro c'è tutta la sua foderina con scritto The Bridge, The Bridge. Sono passata allo store L'Oreal e ho preso una cosa di cui avevo assolutamente bisogno, perché la mia spuma per Ricci stava finendo e quindi ho dovuto prendere la sostituta. Ho già provato questa qua della L'Oreal, io però mi trovo sempre molto meglio con la Fructis, ma visto che era urgente ho preso questa, che comunque va benissimo, però essendo abituata alla Fructis preferisco l'altra. E questa qua è quella Curve It, la mousse per Ricci Pro Formula a doppia tenuta, e infatti tenuta 48 ore, la versione tenuta 4. Visto che era in offerta mi sono fatta tentare da questo prodotto di cui avevo sentito parlare tempo fa e appunto mi ispiravo, ho detto proviamo lo shampoo senza acqua, questo della Fructis. Deterge i capelli senza bagnarli. Chi l'ha già provato mi faccia sapere come si è trovata, come l'ha applicato, quando. Datemi delle info a riguardo, perché sì, l'ho comprato e poi lo testerò per conto mio, però mi fa sempre molto piacere sapere anche i vostri consigli. E per ultimo ho preso questo mini set di maschere all'argilla pura. Ce n'è una purificante, una detox e una esfoliante. Io non ho mai provato questo genere di maschere, lo so, ho un'età, però non ho mai fatto uso di maschere, ho giusto provato quelle già fatte, quelle di tessuto. Ho detto ma sì, proviamo a prendere questa proprio perché era in offerta, e quindi vi farò sapere, fatemi sapere se siete interessate che vi faccia un video dedicato a queste maschere, così magari ci penso e lo facciamo insieme. E ultime cose che non c'entrano niente col beauty e col fashion fanno parte di Maison du Monde, ma ho comprato veramente soltanto due cose perché ero alla ricerca di una cosa che non ho trovato, che spero di andare a recuperare da qualche altra parte. Però vuoi non comprare qualcosa? Vuoi uscire da Maison du Monde senza una cosa? Ecco, io con due cose sono uscita, ma veramente due baggianate. La prima è questa, pagata 1,99 euro, questa non era in saldo, ed è praticamente una bustina in plastica fatta con questa fantasia delle freccettine, che ho pensato di utilizzare per inserire alcuni documenti, alcune carte, quando vado magari in posta, in banca. E poi qua se non si è rotto, perché prima ho sentito un rumorino, fatemelo controllare, ok, è a posto. Mi sono comprata questo piattino, vedete c'è un bollino rosso perché era al 50%, 50% di 6,99 euro, ed è questo flamingo in oro rosa sopra questo piattino.
direi una cosa super utilissima di cui non potevo fare assolutamente a meno. E non lo so, mi piaceva per la cifra che era, ho detto ma sì, magari nella mia postazione make up o sopra la mia cassettiera può fare un po' di figura. Questo è stato tutto il mio shopping, fashion, beauty e quant'altro. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di tutto ciò che ho preso. Presto vi farò anche un video shopping dedicato ad Aurora, quindi tutto ciò che ho comprato in questi saldi ad Aurora. Se vi è piaciuto questo video non dimenticate di spolliciare, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!